Cancellotti, sei uno del giocatore più impiegato dal tecnico Colombo, quindi forse la fatica si farà sentire un po', ma contro il Catanzaro no. No, assolutamente, contro il Catanzaro la fatica non esiste, questa è la parola chiave. È uno scontro importante che crea tanto entusiasmo sia per la squadra che per i tifosi e per tutta Pescara, quindi siamo super concentrati e pronti a fare la nostra partita e cercare di portare a casa i tre punti. Catanzaro giocherà con un 3-5-2 che è molto offensivo, con Van de Putte che spingerà sulla tua corsia. Sì, li stiamo studiando, quindi comunque li conosciamo bene. Tanti giocatori che sono a Catanzaro li conosco, sono tutti giocatori molto validi, giocatori di valore che sono abituati comunque a giocare anche per i posti alti delle classifiche in Serie C, quindi è una partita che richiede molta attenzione sicuramente, però posso dire che anche loro avranno di che preoccuparsi. Il dischetto andrà a Cancellotti o Lescano, eventualmente? Guarda, c'è una gerarchia da rispettare, c'è Facundo come primo rigorista, quindi io poi vengo io e sono ben contento di calciarli se ce ne fosse la possibilità. Però mi ricordo che con il Monterossi il gol l'hai fatto anche da 25 metri, gol da categorie superiori. Sì, diciamo che ho visto la palla che bazzicava da quelle parti e ho provato di sinistro a calciare ed è andata bene. Sono stato anche un po' baciato dalla fortuna, però è quella fortuna che a volte serve. Due cose per chiudere ti chiedo, Tommaso. La prima, pubblico delle grandi occasioni. Non so il muro dei 10.000, ma comunque almeno 8.000 saranno i tifosi. Sì, infatti siamo diciamo molto, cioè siamo entusiasti di questa cosa, non vediamo l'ora di scendere in campo sotto questa cornice di pubblico e sono sicuro che ci darà quella spinta importante di cui abbiamo bisogno per poter portare a casa un big match come questo. Ultima, un giocatore uno che leveresti a Vincenzo Vivarini? Tu ne conosci tanti a Catanzaro. Sì, sicuramente Iemmello.